Bene, buonasera a tutti, oppure buongiorno, buon pomeriggio, dipende quando vedrete il video. E io ho invitato Michele Tarsia, che immagino molti di voi, se non tutti, conosceranno sul mio canale. In precedenza ero stato io sul suo canale per delle chiacchierate molto belle su Samuel Stern e su Tiziano Sclavi. E l'ho invitato per parlare di cinema, perché Michele è sì uno youtuber che si occupa di fumetti, è sì un poeta, ma è anche un cineasta e insegnante, oltretutto con un occhio proprio sul cinema e pratiche anche molto specifiche. E in questi, diciamo, in questi mesi, insomma, in cui io ho seguito il suo canale, mi sono accorto che abbiamo anche qualche passione in comune. Una è per quella corrente che viene ormai storicizzata, che viene chiamato nuovo cinema tedesco, cioè la Nouvelle Vague, diciamo, che ha interessato la Germania tra la fine degli anni 60 e i primissimi anni 80. E quindi io ho fatto una proposta indecente a Michele, gli ho chiesto che ne dice di fare una video chiacchierata su questa cosa. Lui, bontà sua, ha accettato. Quindi, Michele Tarsia di Pequod, benvenuto. Grazie Fabio, bella presentazione, ti ringrazio anche per l'invito. Quindi, e sono felice ovviamente di essere qua con te a chiacchierare su questo espediente cinematografico che tanto penso appunto ci piace, no? Sì, Fondamentalmente. anzi, vabbè, scusa, ti ho interrotto, vai pure. No, è giusto appunto per ringraziarti di questa presentazione molto, molto bella. E che dire, io direi subito di iniziare e farci una chiacchierata un po' su questa nuova corrente che è ormai vecchia di qualche tempo fa, Certo. però per noi è sempre lì in auge e ne parliamo con piacere. Sì, io per prima cosa ti vorrei chiedere la più banale delle domande, diciamo, se c'è qualche cineasta che ami particolarmente, così dicendo velocemente i nomi più famosi, forse anche per chi magari è meno interessato al cinema, però i nomi che restano sono Wenders, Herzog e Fassbinder, però chiaramente ci sono tanti altri nomi, Volker Schlöndorff, Margarete von Trotta, che poi era sua moglie, l'iniziatore di tutto, Alexander Kluge, e poi Hans-Jürgen Sieberberg, forse il più massimalista ed estremista tra questi cineasti, Roland Klick, e tanti poi se ne potrebbero citare. Adesso ci limitiamo così. Tu, diciamo, in questo stuolo proprio di grandi talenti, hai degli amori particolari? Ahimè sì, nel senso che di quelli che hai citato, quelli che mi sono rimasti più nel cuore, di cui oggi ne parlo sia qui sia in ambito più accademico e informale, sono Wenders Herzog. Ovviamente mi piace anche Fassbinder o anche il cinema di Edgar Reitz fondamentalmente, però quelli che mi, come dire, mi premono, mi stanno nel cuore sono proprio loro due. Ma non per un motivo prettamente più perché sono più commerciali, passami il termine, Appunto. fondamentalmente perché Herzog mi piace, ora ne parliamo in maniera molto più generica, poi magari approfondiamo. Mi piace per il suo lato umano, Wenders per il suo lato più mentale, nel senso che Wenders ho anche avuto il piacere di conoscerlo, anzi l'ho stalkerizzato qui in Calabria. L'ho seguito per 4 giorni lungo e largo nella Calabria, poi magari vi racconto questo aneddoto, ma lui è per me un padre spirituale oltre, e qui mi preme anche citarlo per dovere come dire, di formazione professionale, Andrei Tarkovsky. Ecco, per me questi sono Tarkovsky, poi c'è Bergman, c'è Godard, ecco, sono quelli che reputo i miei padri spirituali. Quindi del nuovo cinema tedesco io per ora mi concentrerei su questi due autori per quanto mi riguarda, rispondendo alla tua domanda. Certo. Che poi ti faccio vedere una cosa, perché da pochissimo è uscito questa robina qua, dove ci sono entrambi, perché Wenders Esatto, è il regista, però a un certo punto intervista anche Werner si Herzog, incontrano. e insomma è un film, tra l'altro, che tu hai anche, di cui ti sei occupato, perché ne hai scritto anche, c'è un articolo molto bello sul tuo blog che io ho avuto il piacere di leggere, anzi poi magari
lo metterò in descrizione, così chi vuole se lo va a leggere. Ed è insomma, io ti dico, su Wenders e su Herzog naturalmente tocchi anche per me due cineasti che amo molto. Io calcola che penso di poter dire che il primo amore cinefilo veramente forte, divorante, è stato per Wenders. Io ero un ragazzo negli anni 90 e io penso che negli anni 90 lui ha avuto anche la sua, dopo il successo del Cielo sopra Berlino, ha avuto la sua forse un po' canonizzazione, diciamo così. E, però in tutta onestà ti dico questo, adesso non prenderla male, insomma io c'è un discorso su entrambi i cineasti che potrei fare, cioè allora secondo me hanno entrambi girato dei capolavori assoluti fino agli anni 80, diciamo, ecco, in particolare la trilogia della strada di Wenders per me è uno dei sono tre film, cioè Alice nelle città e Nel corso del tempo sono due film che io li metto proprio sempre tra i miei film preferiti. Stesso dicasi per Herzog, cioè tutti i film degli anni 70 di Herzog sono strepitosi. Io diciamo sono due cineasti da cui progressivamente però sono rimasto deluso da entrambi. Per quanto riguarda la fiction, perché poi premetto che sto tagliando le cose con l'accetta, perché poi entrambi si sono dati al documentario. E sul documentario Herzog in particolare continuano a fare delle cose eccellenti, cioè tanto per far due titoli, il Pina di Wenders è un film meraviglioso, il documentario su Pina Bausch, mi viene in mente il bellissimo Into the Abyss di Herzog, che è un film sconvolgente dove lui intervista i condannati nel braccio della morte in America. E, cioè sono due cineasti che a contatto con un cinema della realtà, anche se Herzog mi picchierebbe sentendomi dire questo, perché lui non, come dire, utilizza altre categorie, però mi sembra che ancora abbiano veramente un'ispirazione incredibile. Tu cosa ne pensi della loro vicenda documentaria? Anche perché poi mi sembra di capire che tu stesso come cineasta sei molto vicino a quel tipo di sperimentazione. Sì, no, assolutamente sì, molto vicino a questo, da questo punto di vista. Anch'io premetto una cosa, amo il cinema di Wenders, ma il cinema di Wenders è quello europeo, quello americano già mi sta molto più largo come visione, anche se apprezzo determinate situazioni, lo stesso vale per Herzog. Quindi, come dire, la visione europea, quella più intima, quella più bergmaniana, la amo profondamente. Allora, la parte documentaria è fondamentale, cioè io amo i documentari di Herzog, mi piace il modo in cui lui racconta, il modo in cui narra, è come se ogni volta guardando i suoi documentari mi trasportassi all'interno del suo viaggio, no? E questa cosa mi piace moltissimo. Il documentario non si scrive, il documentario si gira, e questa è una cosa fondamentale, da che mondo è il mondo, non esiste che un documentario... E prendo ad esempio, giusto per fare una cosa lampante che mi viene in mente, Fuoco a Mare di Rosi, che per me è una cosa vergognosa, può esistere una cosa del genere. I documentari di Herzog, ora magari non li conosco tutti, perché qualcuno magari mi sfugge, però quello che ha raccontato è molto interessante. A differenza di Wenders. Wenders nel mondo documentario non mi fa impazzire, se non Tokyo Ga, che potremmo definirlo una sorta di documentario. E il resto no, il resto mi piace il Wenders di finzione, come invece non mi piace moltissimo l'Herzog di finzione. Cioè è una sorta di equilibrio tra i due che si costruisce, che cammina di pari passo, no? Che si è fatto negli anni fondamentalmente. Anche se molte cose di Herzog di finzione sono belle, penso anche a Fitzcarraldo, nel senso che anche se lui lo definisce una sorta di documentario, quello è un film di finzione. Giusto per intenderci, cioè che poi ne trassi anche questo qui, che il diario, il bellissimo diario di lavorazione. Esattamente, sì. Magari poi ne leggiamo anche qualche pezzo. No, mi piace di Herzog, anzi se mi permetti, io volevo introdurre una cosa, perché così mi ricollego anche un po' a questo discorso del documentario, per come lo vive e l'ha vissuto Herzog, no? Parlando proprio del cinema tedesco, c'è stata una grande critica, che era Lotte Eisner, che nel 74, ora qui vi leggo un piccolo passo se tu mi permetti. Certo. Nel 74 lui, parlando proprio del cinema tedesco,
scoprì che c'era Lord Eisner in ospedale a Parigi, che era quasi in fin di vita. E per lui quella figura era una figura portante del nuovo cinema tedesco, che era nato da lì a 10 anni fondamentalmente, nato nel senso proprio di concetto teorico, no? Perché il cinema tedesco, come i grandi movimenti artistici, non hanno avuto, come dire, un manifesto di intenti, se non pochissime rare eccezioni. Sto divagando, se divago dimmelo, No, no, vai, vai, vai. Anche perché so quello che vuoi dire ed è abbastanza centrale, vai, vai, molto interessante. Una piccola digressione per poi ricollegarmi alla questione del documentario. Quando, ecco, i manifesti cinematografici come quelli artistici sono fondamentalmente due di quelli veramente che hanno un valore di documento. Il nuovo cinema tedesco come un movimento è un movimento teorico, no? Come il neorealismo, come il romanticismo in pittura, come il cubismo e via dicendo. Nel cinema abbiamo un manifesto veramente scritto come documento, che è il Dogma 95, nato appunto in quegli anni, o come il manifesto dei futuristi. Perché dico questa cosa? Perché un movimento di intenti come il romanticismo, il nuovo cinema tedesco, il neorealismo, sono molto eterei e quindi possono avere dentro a questo grande contenitore una miriade di informazioni che possono essere tante. A differenza dei manifesti documentati come il futurismo, come il dogma, che sono molto più di nicchia, nel senso che ci sono dei firmatari, quasi fosse un testamento. La vedo un po' così. Ricollego appunto a questo, perché Lotte Eisner è stata una parte importante del nuovo cinema tedesco, di quel movimento teorico che poi negli anni prese piede. Herzog, in quest'altro libro, Bellissimo. I sentieri nel ghiaccio, scrive, ma proprio il prologo vi leggo, che è pochissimo. Fa questa premessa, scrive: alla fine di novembre del 74 mi telefonò un amico da Parigi e mi disse che Lotte Eisner era gravemente malata ed era probabile che morisse. Io dissi: no, non può essere, non in questo momento. Il cinema tedesco proprio ora non può fare a meno di lei. Non dobbiamo permettere che lei muoia. Così presi una giacca, una bussola, una sacca e con dentro lo stretto necessario partì. I miei stivali erano così nuovi e così solidi che si poteva contare su di loro. Presi la strada più diretta per Parigi, nell'assoluta fiducia che lei sarebbe rimasta in vita e se io fossi arrivato a piedi. Ma a parte questo, volevo essere solo con me stesso. Poi continua e via dicendo. Mi sono piaciuti questi pochi passi proprio perché in questa scrittura che sentirei nel ghiaccio c'è l'anima di Herzog, ovvero quello di prendere da un momento all'altro, partire con la telecamera in spalla e documentare tutto ciò che accade. E questo è Sì, il senso del documentario, che poi mi rispecchia moltissimo. tra l'altro quel libro è meraviglioso e io penso che Herzog sia anche un grande scrittore. Tra l'altro è uscito proprio in questi giorni la sua autobiografia, non so se lo sai, con Feltrinelli, che si chiama Ognuno per sé, Dio contro tutti, che poi è il sottotitolo di Aguirre, mi pare, Ognuno per sé, Dio contro tutti, Sì, mi comunque sembra di di un sì. film. Ma lui proprio oggi o domani è a Milano. Ah, ecco, vedi, per Non sbaglio. presentarlo, farà la presentazione di Sì, quel libro, sì. sì, certo. E no, vabbè, Herzog è un personaggio che non, insomma, non, come dire, ce ne sarebbe da dire tantissimo, non solo proprio per il suo cinema, ma proprio per lui come persona, perché comunque ha fatto delle cose folli, cioè anche la Soufrière, il documentario dove lui va a filmare un vulcano che sta per far sprofondare un'isola, rischiando sostanzialmente la vita, per dirne uno, Esatto. cioè io non so quanti cineasti fanno una cosa Certamente. del genere, insomma, quindi. Ma la sua collaborazione in due tra i suoi film più belli, con Bruno S., questo Bruno S. è un clochard, insomma, che lui trova per strada e gli fa fare da protagonista L'enigma di Caspar Hauser e Lo straziante, la ballata di Strozek, che secondo me sono un po' due apici della sua produzione. E così prendendo insomma proprio dalla strada un disadattato, insomma un uomo che in qualche modo è molto vicino ai personaggi del suo cinema, c'è questo rimando continuo proprio tra l'esperienza personale e la realtà
insomma, veramente, veramente un grande. Però c'è una cosa che volevo così darti un po' una provocazione, perché secondo me noi abbiamo delle formazioni abbastanza diverse, cioè tu vedo che sei molto, come dire, io ti sento spesso pronunciare la parola spiritualità e chiaramente anche i tuoi gusti cinefili, che sono gusti assolutamente raffinatissimi e che condivido, vanno un po' in quella direzione. Cioè, cioè quale cineasta più di Tarkovsky, per esempio, no? Come dire, ha proprio riflettuto su un'idea di spiritualità. Però, secondo me, nel cinema, per esempio, io sono un cinefilo più tradizionale, nel senso che diciamo anche tutte le varie teorizzazioni, non so, dei ragazzi terribili dei Cahiers du Cinéma, su me hanno avuto hanno esercitato un fascino incredibile. Quindi chiaramente anche il cinema americano è una landa proprio del desiderio, per quanto mi riguarda. E in effetti il cinema tedesco ha dialogato col cinema americano, ecco, a cominciare da Wenders, cioè Wenders, che comunque di cui tu giustamente salvi soprattutto la carriera europea, però c'è stata una tensione verso l'America fortissima in Wenders, in termini di, come dire, consumi culturali, non so, il cinema western, il rock and roll, tutte cose che lui cita continuamente, ma proprio una tensione produttiva, perché poi vuoi anche per emulare Lang, no, tutti questi i registi che nel dopoguerra, anzi durante la guerra, poi per ragioni anche molto, insomma, di salvarsi il culo, insomma, no, prendevano, andavano fuori dalla Germania nazista, insomma. Ecco, anche Wenders sognava questo, no? E lo fa poi con alterne fortune, perché c'è Hammett, che è un film che gli viene tolto di mano, invece Paris, Texas se lo gira come vuole, insomma, eccetera, eccetera. Tu come la vedi questa, come dire, questa cosa che poi lo stesso Wenders ha anche sintetizzato in un aforisma nel corso del tempo, cioè gli americani ci hanno colonizzato il subconscio. Beh, sì, in un certo senso la vedo, cioè questa definizione è adatta, però e faccio anche qui una digressione un po' più al passato per poi ritornare al presente, rispetto anche ai tempi in cui siamo incentrati con la storia, no? E, è chiaro che gli americani appunto hanno colonizzato il subconscio, ma d'altro canto bisogna pensare anche al contesto storico, nel senso che io penso che alla fine degli anni 50, inizio anni 60, una persona che si chiama Marcel Duchamp, che è stata una figura importantissima dell'arte europea, no, dei primi anni 20, decide, anche per via della guerra, di trasferirsi oltreoceano. E lì l'era Duchamp ha creato una seconda vita, nel senso che Duchamp è stato un punto focalizzante di tutta l'avanguardia americana che negli anni 50 si affacciava alla nuova arte, tanto che in quel periodo nasce l'arte concettuale, nasceranno tante cose di cui non voglio ora divagare, tra cui anche il New American Cinema, no? Jonas Mekas, Emre Gage, sulle fonti e sulle basi di una certa Maya Deren, la grande amica di Duchamp. Ecco, quello che Grandissimo dice cineasta. grande, grande cineasta, sì. Quello che dice Wenders ci sta, ma fondamentalmente è stato anche il movimento europeo che ha portato in America le basi alla fine degli anni 60 che poi hanno rilanciato quel tipo di cinematografia, no? Quindi secondo me la definizione ci sta, ma non calza bene, perché loro raccolgono l'eredità di questi autori. Cioè Jonas Mekas era lituano. Duchamp arrivava appunto dalla Francia, sì, da Parigi, e Maya Deren lo stesso dall'Est Europa. C'erano un sacco di autori, forse anche Stan Brakhage era comunque, ora non mi ricordo la nazionalità, oddio, mi sfugge ora. Vabbè, ecco, No, quindi non lo so, sinceramente. quella Cioè, io visione. pensavo fosse americano Brakhage, però magari. Può essere, magari mi confondo io dai tanti nomi che ho in testa. Ecco, quella struttura che poi adotterà anche Wenders o Herzog o comunque molti registi europei oltreoceano, aveva già una base. Quindi non è tutta colpa come dire, del subconscio americano, tanto quanto della nuova ondata appunto che è arrivata oltreoceano
per cause di guerra, per cause ovviamente diverse, vuoi non vuoi hanno buttato lì le radici di quello che è stato poi quello che conosciamo. E Wenders in questo penso che ne abbia un po' assorbito, perché ricordiamoci che Wenders è stato un grandissimo studioso di cinema, cioè lui si è formato praticamente nelle videoteche, Certo. cioè, ne era a conoscenza di questo fatto qui. Sì, ma anche giusto per chiamare in causa l'altro terzo grande tedesco, cioè Fassbinder, per esempio, si sa che Fassbinder ha sempre indicato come maestro riconosciuto Douglas Sirk, il grande cineasta del Melò. Sirk era tedesco alla fine, ecco, quindi voglio dire, diciamo, ha firmato i suoi capolavori in America, perché appunto apparteneva a quella pattuglia di cineasti che dicevo prima, cioè che gli esuli a causa delle difficoltà politiche, insomma, adesso non mi viene il vero nome di Sirk, non mi viene, però insomma, Dieter. Qualcosa, insomma, però insomma, Sirk era tedesco, tutto questo per dire che poi alla fine in qualche modo tutto si tiene, tutto torna e anche il cantore, diciamo, della suburbia americana, insomma, alla fine viene dall'Europa, ecco. Restando su Fassbinder, ecco, giusto per, io ho da poco visto, non so se lo conosci, Il diritto del più forte, che è un film che amo molto, e c'è un che poi lui lo interpreta anche, insomma, ed è un grande melodramma, ecco, appunto, perché Fassbinder è il regista del melodramma, anche del melodramma, insomma, declinato in salsa queer, cioè in salsa queer, che chiaramente raccontava, ha raccontato giustamente tematiche queer, Fassbinder essendo omosessuale. Tu ami il melò di Sirk, scusa, di Fassbinder. Io te lo chiedo, tra l'altro, perché secondo me Il diritto del più forte è un film particolarmente interessante, ma non riguarda solo quel film, riguarda anche altri suoi film. Cioè, perché lui, oltre a fare un discorso melodrammatico, nel senso di raccontare una storia d'amore in senso lato, è anche uno che tende a fare un discorso di classe, no? Cioè, alla fine, quello che, per dire, nei melò americani. Gli impedimenti potevano essere economici, razziali, no? In quelli di Fassbinder spesso c'è proprio la classe sociale che fa da impedimento. Tu, diciamo, lo hai approfondito come autore, ti piace? Allora, qui tocchi un tasto dolente, perché la mia Fassbinder è una debolezza, nel senso che no, non lo conosco molto e ho visto pochissimo di Fassbinder. Quindi da questo punto di vista, da un punto di vista praticamente anche teorico, concettuale sul cinema, non entro proprio perché non saprei affrontarlo Ah, bene. ok, Da questo punto di vista sì, come tanti altri registi cui magari mi mancano degli aspetti perché è un po' un mondo complesso. No, vabbè, chiaro, poi non è che si può vedere tutto, cioè, purtroppo, uno vorrebbe, No, così guarda, è invece c'ha incredibile. Fassbinder è il 3000. stato una di quelle cose che non ho mai approfondito per una questione proprio di tempo e di tante altre cose che poi Sì, mi porto dietro, ahimè. Io, cioè, proprio ricordo quando ero appunto un ragazzo, così negli anni 90, c'era un po' il cinema tedesco era proprio una sorta di simbolo in qualche modo anche, da un lato di magari un intellettualismo un po' anche un po' noioso, se vogliamo, co cosa che poi veniva, secondo me, veniva contraddetta nel momento in cui cominciavi a vedere i film. Che ti rendevi conto che era ben altro. Però, ai miei occhi, e vorrei chiedere se era così anche ai tuoi, insomma, io me lo ricordo veramente come una sorta di apoteosi del cinema d'autore. Ecco, cioè in quel periodo, non lo so, quello era un po' come dire, incarnava, diciamo così, il rigore da un lato e la bizzarria dall'altro di certo cinema d'autore. E vorrei chiedere, secondo te, di questa. Così, di questa allura, insomma, è rimasto qualcosa nel cinema contemporaneo? Come la vedi te? Beh, questa è una domandona. Allora, io gli echi del cinema tedesco mi sono arrivati più tardi, nel senso per una questione proprio di formazione. Ricordo che le prime esperienze sul cinema tedesco lì li ebbi con Wenders guardando
la trilogia della strada, e dapprima non mi piacquero proprio perché in quel momento ero molto incentrato sul cinema politico e notai che vendersi in quei tre film di politico non c'era praticamente nulla, anzi, palesemente forse lo snobbava, nel senso che camminava sul filo della Germania tra est e ovest, ma non ha mai integrato quella condizione politica. Quindi questa cosa mi snervò ai tempi. Poi invece cominciai ad apprezzarlo e l'ho rivisto con occhio differente, ammirandone, a differenza di Ezio, che invece lo vedo molto più spinto da questo punto di vista. Allora, sulla riflessione al cinema contemporaneo, non lo so. No, più che Cioè, altro perché poi cioè il cinema tedesco proprio prodotto in Germania non è che si veda tantissimo qua da noi, eh? Cioè, po poche cose alla fine, ecco. allora io ti svelo una cosa, che non è una questione di tirarsela o meno. Io sul cinema contemporaneo, almeno degli ultimi almeno 7 anni, guardo relativamente poco, ma non solo italiano, è anche internazionale. E mi piace invece ancora, ahimè, immergermi in quel mondo dei registi d'altri tempi, fondamentalmente, se non qualche rara eccezione. Su questa visione che tu dicevi, no, non ci vedo, non c'ho un dei registi che riprendono e che portano oggi, no, questa tendenza del cinema tedesco. Forse perché manca proprio quella stessa quell'essenza di voglia di sperimentazione che hanno avuto quella generazione fino agli anni 80, fondamentalmente, no? E manca. Anche nei registi attuali italiani, visto che sono molto vicini a noi, manca quella voglia di sperimentare e andare oltre. E quello purtroppo è un debito che ci portiamo dietro dal cinema di sistema. Perché se non ci fossero stati i movimenti, in questo caso cinematografici, no? Parliamo di tutti quegli movimenti che hanno dato vita alla sperimentazione, dando vita alla curiosità, ci sarebbe poca roba oggi, fondamentalmente. E già di quella poca roba che c'è oggi, gran parte di essi non sono molto ben visti. Allora, l'unica cosa che ti dico è che il primo Sorrentino mi ricordava un po' Wenders, che è un autore che ho amato fino in un certo momento, poi non più, per delle situazioni un po' strane, citando proprio il cinema italiano, ecco, un po' questo. Sì. Io sai dove ho ritrovato un po' di Wenders, che poi peraltro penso di non sbagliare dicendo che è effettivamente un regista amato dal cineasta che sto citando, cioè nei primissimi film di Silvio Soldini, cioè ci sono almeno due film di Soldini che sono L'aria serena dell'Ovest e quello che ha fatto dopo, Un'anima diviso in due. Che secondo me c'è un po' quel tipo di. C'è quel tipo di sguardo anche proprio per il taglio geometrizzante delle inquadrature. Poi dopo a me il cinema di Soldini ha cominciato a non piacere più, direi da Pane e Tulipani in poi, per il quale non condivido l'entusiasmo che pare abbiano tutti, insomma. E tra l'altro, visto che lo citavi. Io Sorrentino, anche lì è un altro che a un certo punto non. Io ricordo di aver amato molto i suoi primi quattro film, cioè L'uomo in più, Le conseguenze dell'amore, L'amico di famiglia e Il divo, e Esatto. poi dopo l'amore è finito. E tant'è che adesso mi dico quasi quasi vorrei rivedere almeno Le conseguenze dell'amore, che mi era piaciuto molto, per vedere se mi dice qualcosa ancora, o se. Perché poi ho cominciato a trovare Sorrentino la fiera della gratuità, ecco, non Sì. so come dire. No, ma assolutamente condivido questa tua visione su Sorrentino. Anzi, tant'è che secondo me Sorrentino, e magari è una mia percezione, riprende moltissimo il suo utilizzo della camera in Wenders. Ci sono dei movimenti di macchina di Wenders che io trovo spettacolari, che ho rivisto solo in alcune situazioni di Sorrentino, soprattutto i piani sequenza, no? Il modo in cui il piano sequenza prende forma, non semplicemente un piano sequenza lineare, ovvero un'inquadratura senza stacco, ma all'interno del piano sequenza c'è una costruzione, una forma che Wenders ha saputo donare. E una delle riprese anche belle di questa, giusto per fare un esempio, è la scena nel corso del tempo, quando la camera parte dall'inquadratura del cinema e poi arriva sul personaggino del camper, praticamente, quindi proprio una sequenza molto bella. E vabbè, ma
Giusto per addentrarci in un discorso molto concettuale, che è una cosa che è affascinante anche dal cinema wendersiano, e al di là del metacinema, che potremmo anche toccarlo, è la sequenza finale dello stato delle cose. Sì, vabbè, cioè lo shooting proprio come sparatoria e come filmare. Esattamente. Sì, Perché ora, certo. l'anno preciso te lo ricordi tu di Lo Stato delle Cose? Ora mi sfugge. Secondo me sarà tipo dell'82-83 il film. 82-83, più o meno sì. Per me. Mi ricollego un attimo a quello che dicevamo prima, giusto per contestualizzare questa scena che io trovo molto emblematica. Il fatto dello sparare, no? In americano appunto shoot, quindi spara. Lui c'è questa scena quando prende la Super 8 con la cinepresa e spara per difendersi metaforicamente, no? Contro questo attacco che c'era. Allora, questo shoot, questo sparare, analizzandolo negli anni, facendo un po' di ricerca, faccio un collegamento che magari non c'entra nulla, però potrebbe essere curioso. Secondo me nasce dalla cinepresa la Super 8 Zapruder. La Zapruder è quella cinepresa famosissima, diventata famosissima, ahimè, ai noi, anche quando, perché filmò l'uccisione di Kennedy nel 62, no? E da quel momento, vediamo se riesco a farmi capire, quando Zapruder filma, no? Quel momento di Kennedy e vediamo il colpo che gli arriva dietro, in quel momento è come se lui stesse proprio sparando, no? Questo shoot, questo sparare della Super 8, e io l'ho rivisto in Wenders quando crea quella condizione lì. È una sorta di analogia molto larga, perché poi la cinepresa dal 62 in poi, almeno nel cinema, comunque nell'arte, avrà un ruolo fondamentale come oggetto, non solo come medium di ripresa, ma come oggetto proprio intimo degli autori. Jonas Mekas farà della Super 8 un'estensione del suo corpo, filmando quotidianamente la qualunque. La moglie di Namjoon Paik, una grande videoartista, farà della Super 8 una forma di diario e poesia visiva intima. Ecco, è questa cosa in Wenders, come dicevo prima, la riprende da questi autori, da questi artisti, per poi farne questo omaggio concettuale, che appunto poi c'è il metacinema e via dicendo. E questa cosa è molto bella. Sì. No, è vero, la trovo in realtà puntuale come accostamento, ecco, diciamo così. E, io ti dico una cosa che ho trovato in tutto il cinema tedesco, cioè, ma molto in Wenders, molto in Fassbinder, meno in Herzog, è una disponibilità anche a, diciamo così, lasciarsi contaminare dal genere. Io devi perdonarmi, perché te la spiritualità, io anche in quanto scrittore di noir, o il noir, insomma. E allora, e c'è un teorico, secondo me, un teorico ombra del cinema tedesco, che è il grande amico di Wenders, Peter Handke, che poi Peter Handke girerà anche un paio di film prodotti da Wenders. Però anche è poi lo scrittore che fornisce a Wenders il soggetto prima del calcio di rigore, che è il suo secondo film. Secondo me è un film molto bello ed è tra i meno ricordati di Wenders. È un film tutto costruito diciamo così, sui manierismi hitchcockiani. Ci sono in particolare un paio di sequenze che citano abbastanza puntualmente Intrigo internazionale. E allora perché dico questo? Perché secondo me in certo Wenders e non solo, perché io ho citato un altro regista di cui purtroppo ho visto un solo film, quindi forse dovrei anche stare zitto, però quel film mi ha colpito molto. Si chiama nell'originale Supermarket, da noi l'hanno tradotto abbastanza avventurosamente come Razza padrona, il regista è Roland Click. Cosa fa Click e Wenders? Cioè mettono in scena dei personaggi che cercano qualcosa, quindi il tema dell'indagine, no? E allora, non credi che l'indagine, quindi, non so, un uomo che per mille ragioni diventa un investigatore anche contro se stesso, cioè questo cercare, insomma, non credi che sia molto tedesco, cioè che sia molto, perché poi in fondo anche tanti personaggi herzoghiani cercano in qualche modo, no? Se non di risolvere un enigma, ma magari banalmente cercano un posto dove collocarsi. Giusto per capire,
Nel senso che la versione di indagine ha un marchio di fabbrica nel cinema tedesco, Sì, fondamentalmente. certo. Beh, mi viene subito in mente M, il mostro di Dusseldorf. Eh sì, E eh. penso quindi, penso di sì, che ci sia questa impronta. Cioè, la prima cosa che mi è venuta ora è quello, quindi mi immagino proprio di sì. E allo stesso tempo, e non so se la cosa potrebbe essere una chiave, una base, no? Per rispondere alla tua domanda, e forse anche il cinema espressionista, che è proprio la base tedesca, che ha quella visione di ricercatezza, appunto, no? Di indagine, nel senso di ricerca, di qualcosa o di qualcuno. E sì, penso di sì, ma come dire. Lo vedo in Wenders, ora mi immagino alcune cose, anche in Herzog, ma anche forse in quel film monumentale che è stato Heimat di Edgar Reitz, no, quell'opera colossale che va a descrivere poi tutta la situazione un po' nazionalista, patriottica della Germania. Sul cinema contemporaneo non mi pronuncio, però penso di sì. Cioè, per rispondere a questa domanda. Reitz è un altro grande regista. L'abbiamo citato poco, però come dire, come dire, Heimat è veramente una cattedrale di cinema, potremmo dire, insomma, anche proprio per l'impegno di Sì. girarlo sicuramente, ma lasciami dire anche l'impegno di guardarlo, perché io quello è un film che sono contento di aver visto da giovane. Adesso non so se, cioè, ma non perché sia, perché poi in realtà Heimat è un film godibilissimo, cioè non ha nulla di, come dire, di difficile, ecco, però cioè, la voglia di dire cazzo, mi devo mettere lì a vedermi un film di 14 ore, non so mica, ovviamente diluito nei tempi che, Beh, insomma. certo. È un po' come l'histoire du cinema di Godard, nel senso Sì. che Quella sono non l'ho vista purtroppo, però dei deve essere molto bello. momenti incredibili, però vabbè, tanta roba, tanta roba. Certo. Senti, invece, ti chiedo io una cosa, Sì. proprio su, prima tu parlavi di Tokyo Ga, a te come, tu l'hai visto di recente, hai detto, proprio. L'ho visto la settimana scorsa. Ah, e mi Giovedì, l'ho piacerebbe visto giovedì. anche vedere, capire il tuo parere, il tuo pensiero, una tua riflessione. Sì, su Tokyo Ga. Sì. Sì, no, guarda, è un film meraviglioso. Io l'avevo visto anche quello negli anni 90, non me lo ricordavo, non avevo, perché veramente erano passati tanti anni. E poi comunque all'epoca non mi aveva neanche impressionato, cioè l'avevo giudicato così un film minore. In realtà è un film, secondo me, meraviglioso, che entra un po' nel Pantheon. C'è da dire che io vengo dalla frequentazione serrata del cinema di Yasujirō Ozu, che è un regista che adoro, lo metto proprio tra i primi posti. Ozu è poi maestro riconosciuto in qualche modo da Wenders, e Tokyo Ga è un film dedicato a Ozu, tant'è che si apre e si chiude sull'incipit e l'explicit di Viaggio a Tokyo. Beh, al di là perché poi c'è, cioè, in tutte le nouvelle vague, guarda, mi viene da dire, perché ci sono tanti esempi anche nel cinema della New Hollywood, cioè c'è questa cosa dell'erranza, no? Del muoversi senza un piano preciso, no? Il road movie, che viene così declinato dagli autori nei modi più diversi. Wenders chiaramente ci ha marciato molto sul road movie, anche Tokyo Ga in qualche modo è un road movie all'interno di una città, e al di là dei valori formali del film, che sono altissimi, c'è, cioè, tutta la scena del raduno rockabilly giapponese, che è strepitosa, insomma, ma poi, insomma, troppe ce ne sono. Ma ho trovato un picco emotivo nelle interviste a Cishuryu, che tra l'altro Cishuryu sembrava più giovane in Tokyo Ga che in Viaggio a Tokyo, dove in Viaggio a Tokyo aveva 49 anni e interpretava un personaggio dell'età di lui al momento di Tokyo Ga. E sembrava più giovane in Tokyo, cioè, quindi pensa che grandissimo attore è stato Cishuryu, così camaleontico. E poi l'intervista al direttore della fotografia di Ozu, Yuari Hatsuta, quella è pazzesca, con quella, cioè, anche il fatto che Hatsuta chiude e chiede alla troupe di allontanarsi, perché si sta mettendo a piangere, si sta commuovendo ricordando Ozu, cioè, non è solo un momento emotivamente molto forte, ma lo è perché è filmato in quel modo, cioè in realtà non, come dire, non c'è quella pornografia
del sentimento a cui noi siamo abituati, chiaramente per le porcherie che ci ammanisce la televisione, ma anche così, perché magari non è che al cinema escono solo capolavori, quindi spesso per commuovere ci sono i colpi bassi, ci sono le scorciatoie, e invece lì c'è un uomo che a un certo punto dice: cioè, andatevene perché non ce la faccio più, insomma, e la macchina da presa si tace e se ne va, no? È un po' una cosa del genere succede nel bellissimo Grizzly Man di Herzog, seppure da un punto di vista completamente diverso, cioè Herzog ascolta i rumori della morte di Treadwell, l'uomo al centro del suo documentario, e decide di non farli sentire a noi spettatori, no? Quindi c'è anche questa grande rispetto dell'emotività delle persone in questi due cineasti, che è una lezione che veramente andrebbe proprio imparata per filo e per Bellissimo. segno. Ora mi collego a questo che hai detto per fare anche qui una piccola parentesi, perché prima dicevo che Fuoco a Mare è un film che dovrebbero veramente cancellare, perché Francesco Rosi quando va si trova in queste situazioni in cui si sono trovati Wenders e Herzog, ovvero quello di prendere i migranti su quella nave, cioè non butta la telecamera e dà aiuto a quelle persone insieme ai volontari, lui sta lì e filma quelle persone moribonde. E quello è un atto di grande codardia, perché lui doveva buttare quella cazzo di telecamera e mettersi là ad aiutarlo. Invece lui no, sta lì con la sua troupe a riprendere quelle persone. Questa è una cosa veramente brutta e che ha fatto di quel film veramente qualcosa di obbrobrioso. Chiusa parentesi. Il mio Certo, punto di peraltro vista. No, 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 per carità, io non ho visto Fuoco a Mare, comunque mi offri il destro, perché anche Wenders in realtà è stato accusato, secondo me ingiustamente, di una cosa simile. E mi riferisco al, per me, meraviglioso documentario Nick's Movie dedicato agli ultimi giorni di Nicolas Ray. Sai che lui addirittura si coniò il fantasioso epiteto, no, di fascismo cinefilo, no? Ora, io non so come la vedi te, il film è meraviglioso. Nicolas Ray, come dire, cioè, non, è accreditato come coautore del film, e in qualche modo è lui che esige di stare al centro della scena. Io penso che sia veramente. O che all'epoca erano abituati troppo bene, mi viene da dire, ma cioè, accusare di compiacimento così Wenders per quel film lì mi sembra veramente una porcheria. No, assolutamente, sono d'accordo con te, no, assolutamente. Ma si percepisce nel film questa cosa qui, questo rapporto anche tra di loro, cioè assolutamente su questo proprio non transigo. Poi è chiaro, sono pareri personali, magari qualcuno ci vede no, questo opportunismo, però secondo me non c'è come in altre situazioni sicuramente, almeno Certo. questo è. Va bene. Vai, vai. No, dicevo, no, siamo più o meno a 3/4 d'ora, quindi io direi, se per te va bene, di chiudere magari con un pensiero finale, così io sai, le mie video chiacchierate si orientano un po' sul mio canale su questa durata. Ah, no, fai benissimo. No, sai cosa? Magari Sì. giusto tu prima all'inizio parlavi ci siamo un po' focalizzati appunto su Wenders e su Herzog, quindi ormai è anche citando Pina. Perché Pina Bausch è stata per me una grande, anche io amo l'arte, mi piace anche il mondo del teatro, quindi della danza, il dance theater. E lei che a Wuppertal, la cittadina tedesca dove ha basato e tuttora c'è il teatro danza da lei creato, Wuppertal è stata la prima tappa della nascita della videoarte, con la prima esposizione mondiale nel 63. E quindi una serie di coincidenze che portarono poi Wenders a fare questo documentario. Io ricordo che quando vidi Pina in sala, nella mia città, cioè, ero solo io, in 3D. Un film veramente bello, perché l'omaggio a Pina è doveroso. E non so se lo sai, questo film non doveva essere quello che poi è stato, Non lo perché so. doveva essere. Nell'85 c'è stato un incontro a Venezia tra Wenders e Pina Bausch. E da lì nacque questa amicizia e si ripromissero di fare un film insieme. Questa cosa si portò avanti per diversi anni, lo facciamo, non lo facciamo, alla fine lei morì e Wenders rimase con questo pallino del film con Pina Bausch. Il film è stato il primo in 3D di Wenders,
Però prima di sperimentare il 3D stereoscopico, che per lui era una cosa nuovissima, venne in Calabria a sperimentare il 3D con un cortometraggio. Ed è qui che io conobbi Wenders, no? Un cortometraggio bruttissimo, orrendo, perché era una, vabbè, a livello di umanità, tanto di cappello, un lavoro sui migranti con Mimmo Lucano, il famoso sindaco di Riace, quel paese dell'accoglienza, fece questo cortometraggio dal nome Il Volo. Fece sia la versione breve sia la versione documentaria. Pessime entrambe, però quell'espediente gli servì per fare proprio questo, no? Per studiare il 3D. E poi fece proprio Pina, che divenne, secondo me, è divenuto un film molto un film classico. Le coreografie di quel film e le musiche sono strepitose, cioè qualcosa di Certo. straordinario. E te, Questo. insomma, hai interagito con Vender, c'hai Allora, anche un po'. sì, è stato. Ci ho anche rubato qualche scatto. È stata una persona di una umiltà incredibile, cioè io l'ho beccato a Scilla, un paese di mare dove stava girando, dove c'era anche, ho conosciuto anche, prima appunto che morisse, che era il protagonista del film, oddio, l'attore che è nel Grande Lebowski, grandissimo film, Ben Gazzara, non so. sì, Ben No, Gazzara, era Ben Gazzara, sì, sì. c'era in questo paesino a Scilla c'era Ben Gazzara con Zingaretti lì sotto l'Amberloni in attesa delle riprese, e Wenders lo beccai mentre andava al bar a prendersi tipo l'ottavo caffè della giornata. Lo beccai lì di fretta, lo fermai, gli chiesi proprio due cose, ma proprio, non ricordo, perché sono passati un sacco di anni. Ricordo solo una parola che mi disse, che poi è una cosa che mi ha detto educatamente alla fine della chiacchierata tra italiano e inglese. Mi disse: ora ti saluto, devo andare velocemente. Però il resto ero così preso dalla voglia di conoscerlo, che tutto il resto, tant'è che il mio amico gli chiese l'autografo, io proprio niente, io ero lì ad ammirare questa figura con il cilè tutto colorato, ed è stato bellissimo, un ricordo che porterò dietro per sempre, grande. Bene, bene, dai, ti invidio. Allora, dai, mi ha fatto molto piacere di fare questa chiacchierata. Io spero che la gradiscano anche così gli amici del canale Dai, che sì. se la Anzi, magari, guardano. se abbiamo detto delle boiate, qualcuno ci mette sulla retta via, ma non penso. Esatto, sì, anzi, commentate, insomma, e niente, poi, insomma, in futuro magari se ci viene qualche altra idea Ce la collaboreremo facciamo. ancora, ok? Volentieri, volentieri. Allora, Ciao a buona giornata o serata, pomeriggio a tutti. Ciao, ciao. tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao.